Mille atleti sono pronti a scendere in campo per il Fano International Volley Cup, l'evento giunto alla terza edizione, organizzato dalla Virtus Fano con il contributo del Dipartimento per lo Sport, la Regione Marche, il Comune di Fano e la Federazione Italiana Pallavolo 280, le partite previste nei tre giorni del torneo. Marco, tanta organizzazione per realizzare questo evento, da dove arriveranno le squadre? Allora, le squadre arriveranno da tutto il centro e nord Italia. Avremo un totale di 100 squadre nei tre giorni del torneo, quindi dal 27 al 29 dicembre, e le gare inizieranno la mattina del 27 nei 23 impianti da Senigallia, Fano, Pesaro, Lucrezia, eccetera, eccetera, per terminare poi il 29 pomeriggio al Palacampanara di Pesaro con la premiazione di tutte le squadre partecipanti a partire dalle 16.30 e prima la finale under 16 femminile e poi appunto la premiazione di tutte le squadre. Come viene strutturato questo torneo? Il torneo prevede 6 categorie, under 13, 14, 16 e 18 femminile, under 15 e 17 maschile. È un torneo dove tra l'altro ci sono squadre di ottimo livello, quindi ci apprestiamo a vivere 3 giorni di bella pallavolo e anche sano divertimento che in queste manifestazioni non guasta mai. Fano torna ad essere la capitale della pallavolo, ha commentato il sindaco Seri presente alla conferenza stampa. Questo risultato, ha poi aggiunto Lucarelli, è reso possibile grazie a diverse persone che da tempo lavorano al progetto. E assessore, saranno centinaia dunque le presenze in città? Ma sono 2000 persone che arrivano da fuori regione e che saranno nella nostra città per questo torneo. Ed è che è un progetto che è partito da 3 anni e molto importante per la nostra città, che è il binomio turismo e sport. Sappiamo che lo sport può aiutarci a destagionalizzare, a far crescere anche l'economia della nostra città. Ecco, Virtus ha portato a casa il progetto perfetto, quello di un torneo che funziona. Tra l'altro, oltre al torneo natalizio c'è anche quello del periodo di Pasqua, quindi anche nei mesi primaverili. Ecco, una cosa che vogliamo fare un po' con tutte le società sportive per aiutare la città a lavorare meglio anche nei mesi, diciamo, più morti, nei mesi non centrali della stagione. Ecco, oggi dobbiamo fare complimenti a Virtus perché con questo torneo veramente colma, accende i riflettori su uno sport fantastico, il volley, quindi che aiuta i nostri giovani a crescere, ma accende, dà anche la possibilità alla nostra città di lavorare in periodi come questo. La Virtus Volley, ha dichiarato invece l'assessore Brunori, è una società sempre attiva e virtuosa che aiuta e accompagna i ragazzi nella crescita rendendoli più autonomi nella vita di tutti i giorni. Sa a noi realizzare strutture adeguate. È una società di riferimento non solo a livello locale ma anche proprio a livello nazionale. Lo è perché fa veramente, porta tanto benessere alle persone, li istruisce attraverso lo sport proprio per condurre una vita migliore, e questo per noi è fondamentale. In campo non scendono solo atleti professionisti, ma persone che hanno voglia di imparare a stare insieme.